si parte. Ischia Puttionana, palla sulla sinistra per Accurso, Accurso vede Di Meglio in area di rigore, mette il cross Rubino, colpisce la traversa. Il cross, la palla fermata sul primo palo, va ancora il cross, Monti! Altro palo dell'Ischia! Palla per Castagna, scivola ancora, però la palla arriva a Rubino! Forse leggermente trattenuto Gerardo Rubino. Ha corso il cross Castagna. Vada in Bernini, Castagna ancora. Ancora Luigi Castagna, poi è costretto a mettere lui il cross. In qualche modo lo riesce a mettere Rubino. Anche se abbracciato Castagna può far partire il cross, il colpo di testa, arriva Di Meglio, la palla risale al Camone, che cosa ha preso Scafuto? Palla per Accurso, esce Bruscritto dall'area di rigore, Accurso riesce a mettere il cross, Monti, palla ancora al lato. Inizia il secondo tempo tra Ischia e Puttionana. Palla per Trani, il colpo di testa di Giammia, ma la palla comunque arriva a Gigio Trani che entra in area di rigore. Trani, buona la palla per Rubino! E la prende, ancora Scafuto, ottimo! Ancora chicco al Camone, fermato da Sequino che già è ammonito. Già è ammonito Sequino. Sono sei, viene a saltare per l'Ischia, un uomo in barriera. Attenzione, Trani! Colpisce Ciccio Trani, segna di testa il più piccolino di tutti. Testa Monti. La palla non passa ma resta lì. Ancora Luigi Castagna, c'è Di Meglio sulla sinistra. Tatto, non c'è calcio di rigore. La palla viene fermata, viene saltato un giocatore della Puttionana, poi Castagna prova a tirare a giro. Buona la palla per Castagna che nettamente è più veloce di Trincone. Castagna per Trani, anzi Castagna calcia in porta e mette la palla nell'angolino. Intanto momento di Accurso, poi Arcamone, il cross Rubino. C'è Di Meglio fuori area, Castagna va da Trani che lascia passare per Accurso, para Scafuto, poi Rubino, altra traversa e finisce qui. L'Ischia batte la Puttionana 2-0 e si porta a -1 dal Pianura.